Luca Buono è il nostro chef dell'occasione. Cucina di stagione. Chiaramente, in questo prodotto abbiamo tutti i prodotti autunnali, quindi dai funghi alla cacciagione naturalmente. E tu ci proponi che cosa? Oggi proponiamo una vellutata di fagiano e castagne con funghi porcini chiaramente e un bouquet di erbe aromatiche. È una vellutata perché è la rivisitazione un po' della zuppa, no? Esattamente, ecco. è una zuppa un pochino più delicata, più ammorbidita. Ecco. Perché questo è il momento delle zuppe. Chiaramente. E di conseguenza però si fanno le vellutate perché insomma sono più gentili. Sono più ingredienti abbiamo dunque chiaramente il burro per andare a cuocere il nostro fagiano, la polpa di fagiano, lo scalogno, le carote, i funghi porcini. Aspetta che la telecamera arriva, ha fatto una brunoise di funghi porcini. Guardate la brunoise da Dolini, devo dire, è bellissimo, quindi capite anche la gentilezza con qui del piatto. I funghi porcini belli freschi di questo momento è eccezionale. Dopodiché? Le castagne, la royale di fegatini. Poi ci dirai come l'hai fatto. Esattamente, un bouquet di erbe aromatiche e un po' di panna fresca. Partiamo con la nostra ricetta perché giustamente dobbiamo far capire agli nostri amici da casa perché sono appunto, abbiamo il fungo porcino, abbiamo tante cose, quindi fammi un po' vedere come partiamo. Allora andiamo, mettiamo un po' di la padella calda ma non bollente chiaramente, un po' di olio extravergine di oliva appena fatto. Noi abbiamo la nostra piastra a induzione perché ci permette anche dentro degli studi televisivi di poter cucinare. Quindi metti olio e burro. Guardate, olio e burro, sì, perché rende praticamente la carne più dorata. Noi abbiamo bisogno che questa carne diventi bella dorata, quindi la andiamo a far soffriggere appena il burro sarà perché ben sciolto. Perché se mettessimo solo l'olio, diventa subito... Sì, questo qui il burro serve a far prendere un po' di colore alla carne. Ecco. Quello che noi abbiamo bisogno. Stai inserendo adesso questa è praticamente la polpa di fagiano, è il petto di fagiano fatto da Dolini. Quindi parliamo di cacciagione. Cacciagione naturalmente. Ma tu l'hai ridotta già in piccoli pezzi perché si arrivi a una cottura prima, no? Perché sennò è una carne che insomma ci vuole un po' di tempo. E poi perché andrà centrifugata questa vellutata, quindi abbiamo bisogno di piccoli pezzi. Di piccoli pezzi in realtà. Ecco, una volta lo lasciamo rosolare bene bene, aggiungere un po' di pepe. Vedete, pepe macinata al momento. Sono strumenti che anche noi in cucina dovremmo cominciare ad usare, no? Esattamente. Perché si trovano tranquillamente delle... Perché il pepe rimane, prima di tutto, molto molto più profumato e non si brucia, soprattutto quando lo usiamo a crudo. Ma perché quando è già macinato perde anche l'aroma, Perde soprattutto l'aroma, esattamente. Invece macinato al momento... Può durare anche di più, insomma. Dura molto molto di più. Quindi stiamo facendo cuocere il nostro fagiano, i nostri pezzettini di fagiano. Vedete come diventa bella dorata la carne? Sì, devo dire che non si brucia, dai. No, non si brucia assolutamente, anzi bisogna stare attenti che non si bruci. Quindi, lo ripeto, la padella è calda ma non bollente, quindi deve essere dorata. Olio e burro, facciamola vedere alla nostra telecamera, ecco qua, oddio perdonami, dove siete? Qua, ecco qua, scusami ecco Massimo, guarda. Questa è già la cottura giusta? Sì, diciamo questo è già un buon punto di rosolatura. Vai. Ancora un minutino. Dopodiché io inviterei, anche mentre lui sta cuocendo, a questo bel paniere dove abbiamo dei bei funghi porcini, quindi questi frutti dell'orto, del bosco. Del bosco. Ecco, guarda, che sono stati messi nella nostra ricetta. Però non solo, perché vedo anche che hai messo... La mia nonna e il mio nonno dicevano, prendi quella corona di salsicce, ma queste non sono salsicce. Queste sono salsicce un po' particolari, perché sono salsicce di fegato, ovvero da noi vengono chiamate i mazzafegati. Sì, perché tu arrivi dalle zone di Città della Pieve. Città della Pieve, da noi ad Arezzo e zone anche San Budelli, sì. Che insomma, voglio dire, hanno questa caratteristica che all'interno insomma sono più rossi perché c'è il fegato, esatto. No, se non è. Poi vabbè, da noi si chiama... Voi la chiamate? La coppa di testa, questa è la testa del maiale lessa e poi messa nel budello con degli odori. Soprassata. Soprassata, esattamente. Ecco, no, per dire, perché l'Italia è bella per questo, lunga lunga, stretta, ogni campanile, lo stesso prodotto può cambiare, in questo caso qui non so se c'è il limone, però prendo un nome, però è bello per questo, ogni campanile ha il suo... Allora, a questo punto abbiamo raggiunto il punto giusto di rosolatura. Vai. Andiamo ad aggiungere lo scalogno tritato. Lo scalogno che è più gentile. Esattamente, una cipolla dell'aglio gentile. È più gentile della cipolla. Esattamente. È una via di mezzo, via. È una via di mezzo. Molto più dolce e gentile e non è aggressiva. Però se uno al limite ci volesse mettere la cipolla bianca invece che lo scalogno, è meglio dell'aglio, insomma. Sì, sicuramente l'aglio è meglio. Forse... L'aglio si può usare in camicia. Se a qualcuno piace, in camicia è la cosa ideale, perché poi se andiamo a mettere l'aglio, a cuocere l'aglio, è probabile.
rimane più indigesto. Rimane molto più indigesto, soprattutto rischiamo di bruciarlo e non è. Lo scalone è ottimale, cipolla bianca oppure aglio in camicia. Esattamente. Vai. Una volta rosolato lo scalone andiamo ad aggiungere anche le nostre carote. Sì. La sabunura di carote. Vedete, cioè, questo è un soffritto all'incontrario. Di solito nel soffritto si mette cipolla, carota, sedano e poi ci si aggiunge la carne. Allora, mentre invece in questo caso abbiamo fatto l'incontrario. Abbiamo fatto al contrario, perché che cosa abbiamo bisogno noi? Abbiamo bisogno di... Perché abbiamo dorato la carne di fagiano? Perché abbiamo bisogno di tirare fuori tutti i sali minerali, le cose che sì. si attaccano bene sul tegame, in modo tale che quando noi andiamo ad aggiungere il nostro liquido, in questo caso del fondo bianco, sì. andremo a raccogliere tutti i sali minerali della carne che ha lasciato sul tegame. Anche diciamo, perché adesso rossola... il cuoco diciamo che segue molto anche l'aspetto nutrizionale, no? Assolutamente. Anche le verdure vengono cotte molto più al vapore oppure messe subito nell'acqua fredda per fargli mantenere quel bel verde, perché è importante mangiare. È importante avere il rispetto della materia prima. Bravo, e infatti. Quindi è necessario che noi cuochi ci adoperiamo a rispettare la materia prima, a cuocerla nel punto giusto, anche perché diventa molto più digeribile e soprattutto buona. Ma è questo che noi teniamo anche in questa rubrica di gourmet, di far capire che il cuoco effettivamente è cambiato molto. Non è quello che fa soltanto dei piatti mega galattici. No, esattamente. Segue un iter di stagionale, ma segue un iter nutrizionale importante. Esattamente. Vai con le castagne. A questo punto è arrivato il momento delle nostre castagne. Che tu hai lessato. Abbiamo lessato precedentemente e sbucciate. Vieni qua, vieni qua, che la castagna, quella non si può mai dire di no. Buone. Quindi le hai lessate? Le ho lessate e sbucciate. A questo punto le andiamo ad aggiungere la nostra vellutata. Allora, la castagna, il pane dei poveri di montagna, che ha questo dolciastro, si sposa bene con il fagiano, perché il fagiano è una carne... È una carne... Di cacciagione. Di cacciagione, prima di tutto, molto delicata e... Buona, ecco, che veramente è anche un po' marognolo a volte. È anche un po' marognolo a volte, però ecco, è quel giusto marognolo che va a contrastare la dolcezza, diciamo, della castagna e che quindi rende più delicato. Infatti poi alla fine noi andremo a mettere, aggiungere della nostra un po' di panna fresca, proprio per amalgamare il tutto e renderlo più omogeneo. Per sposare tutti comunque, questi gusti. Mentre si sta cuocendo, vogliamo ripetere un po' gli ingredienti. Quindi Benissimo. Abbiamo messo olio con burro. Olio e una noce di burro per far soffriggere... 2 minuti e mezzo, eh? Sì, per far soffriggere la nostra... polpa di fagiano, sì. Una volta ben rosolata abbiamo aggiunto dello scalogno tritato, le carote, la brunoise di carote, una volta rosolate abbiamo aggiunto ancora le castagne, a questo punto che è tutto ben caldo andiamo ad aggiungere un po' di fondo bianco, brodo esattamente, un brodo di volatili, di pollo va benissimo, o vegetale ottimo. In questo caso, siccome c'è anche del fagiano, può andare bene anche di pollo assolutamente, ma ecco. Vegetale è sempre... Fatto questo, lasciamo cuocere. Sì. Lo lasciamo cuocere per qualche minuto perché le castagne sono già cotte, il fagiano è già a buon punto di cottura e tutto quanto. Una volta che diciamo è arrivato a buon punto, le castagne sono pronte per essere passate. Al nostro mixer. Sì. Andremo ad aggiungere un po' di panna fresca. Aggiusteremo chiaramente il sale. Giustamente noi vi facciamo vedere i passaggi, ma l'abbiamo già pronta. Quindi fra un po' montiamo il piatto perché abbiamo 1 minuto e 34 secondi. Vai. Deve andare per fino a che non si vede che le castagne si stanno quasi sfacendo. Esattamente. Ma sono già cotte. Sono già cotte, quindi siamo a buon punto, diciamo. Vai. A questo punto aggiungiamo il sale e pepe e siamo pronti per passare la zuppa al mixer. Sì, possiamo. E preparare il nostro, iniziare a montare il nostro piatto. Vai. Allora, il nostro piatto lo abbiamo là, ce la fai? Sì, spostiamo sì. un po' di ingredienti. Ecco qua. Vediamo. Quindi, questo è quello che si ottiene? Allora, abbiamo usato praticamente il nostro fegato di fagiano per ottenere la royale di fegatini, ovvero un patè di fegato fatto con dello scalogno, fegatini, salvia e un capperino, sale e pepe chiaramente e del vino bianco. Mm-hmm. E dopodiché abbiamo passato tutto alla tamina e abbiamo ottenuto questo patè. Vai! Allora, a questo punto andremo a montare il piatto. Abbiamo bisogno di un coppa pasta. Metteremo prima di tutto una piccola purea di castagne alla base. Andremo a schiacciare per crearne la base. Quindi le castagne. Dopodiché andremo ad aggiungere la nostra brunoise di fegatini, di funghi porcini. Questi hai già preparato, in pratica. Sono appena scottati, non hanno bisogno di una lunga cottura. No, perché, voglio dire, tagliati a dadini così. Esatto. Loro dicono brunoise, io dico dadini. Brunoise dadini, è il linguaggio tecnico che usano giustamente i cuochi in cucina.
Io in questo caso ho aggiunto per aromatizzare i funghi porcini un po' di timo fresco. Tu hai messo il timo, qualcuno userebbe la nepetella. Esatto. No, voglio dire, nepetella e funghi vanno di pari passo, perlomeno. Quindi dai, fai tipo un millefoglie, dai, giusto? Con sì, il coppa pasta. Sì, esattamente. Vai. Schiacciamo bene. Sì. Vai. Ecco qua. E abbiamo questo. Abbiamo la nostra base. A questo punto andremo a mettere il nostro patè di fegato. Faremo una quenelle di fegato. La fai mignon, eh? Mignon, chiaramente. Ma questi sono piatti d'autore, dai. Nel tuo ristorante, come si chiama il tuo ristorante? Si chiama Il Pozzetto, si trova a Moiano, una piccola frazione di Città della Pieve. La Città della Pieve, insomma, mi fa venire in mente lo zafferano lo che zafferano. Usi, tu lo chiaramente usi. Chiaramente voglio... Mai rinnegare? Mai, assolutamente. Mai. Ecco qua. Ecco qua. Allora, abbiamo a questo punto dobbiamo aggiungere il nostro bouquet di erbe aromatiche. Che effettivamente anzi, gli dà quel tocco di colore. Un po' di fior di sale. Fior di sale, che sale è? È del sale marino, che praticamente è il primo sale che affiora nelle saline, è il più delicato, è bello croccante. Cervia oppure da altre zone? Questo addirittura viene da Trapani, a dire la verità, dalle saline di Mozia, Trapani, dall'ultimo viaggio che ho fatto. Mozia, bellissimo. Vai, invito tutti, patrimonio dell'UNESCO, veramente, è una cosa bellissima. Il nostro bouquet di erbe aromatiche. Vai. Ecco, il nostro piatto è pronto, a questo punto abbiamo passato la nostra la zuppa al mixer e abbiamo ottenuto questa cosa qui che andremo ad aggiungere. Allora, tutto questo è il piatto dello chef, del nostro Luca Buono. Però la zuppa noi potremmo tranquillamente farla e servirla anche con dei pezzetti di pane arrostiti. Quindi questa è la presentazione giustamente di un cuoco professionista che all'interno del tuo ristorante tu la presenti così, però noi a casa la nostra zuppa con un po' di pane arrostito potrebbe essere andare servita benissimo. Tranquillamente. Chiaramente io non ho aggiunto, in questo caso non ho aggiunto l'olio, non ho aggiunto diciamo del pane, perché già la castagna è farinosa, quindi c'è già questa consistenza farinosa, quindi ho preferito non aggiungere del pane, però, ma mettere queste cose che rendono la cosa più... volendo, hai ragione, perché all'aspetto nutrizionale no, è già... molto bene, l'unica cosa che io ho preferito fare questa cosa in questo caso proprio per questo motivo. Allora, il nostro... l'olio, quello non manca mai. Luca è Buono, il ristorante Il Pozzetto, che si trova nella frazione Moiano, che è vicino alla Città della Pieve, si trova questo piatto, no? Assolutamente sì, in questo momento. Noi abbiamo una cucina molto stagionale, in questo momento chiaramente è un piatto che entrerà in stagione, quindi troverete questo piatto. Dimmi il nome? Vellutata di fagiano e castagne con funghi porcini e bouquet di erbe aromatiche.